Ciao Paolo. Ciao. Allora, sembra proprio che da oggi in questa città si è vietato suonare, lasciare la bicicletta per terra, sedersi per terra, bersi una birra fuori dal bar. Ma cosa sta succedendo? Non ne ho idea, io credo che tante volte bisognerebbe pensare non due ma tre volte prima di scrivere. Secondo me ci sono lasciati prendere la mano. Quindi il problema è solo quello, infatti immagino che chiedendo scusa alla città torneranno anche indietro e magari penseranno a qualche cosa di più serio. Ma tutti questi bellissimi ragazzi che oggi sono scesi in piazza spontaneamente, secondo te gli basterà sentirsi chiedere scusa dopo che comunque sono mesi e mesi che questa cosa è nell'aria e che già erano stati proibiti i concerti e le serate nei bar che sono infatti dicevo chiedere scusa, ritirare questo regolamento e pensarne eventualmente un altro se è il caso di farne uno, perché io ho anche l'impressione che su una cosa del genere probabilmente non serve assolutamente andare a fare niente, nel senso che veramente se si dice che si regola col buon senso vige quello, altrimenti andare a fare regolamenti su materie del genere diventa parecchio complicato. Comunque staremo a vedere che cosa fanno. Io sono contento che comunque questa manifestazione sia sorta così spontaneamente in tre giorni, nel senso che l'altro giorno in consiglio noi ci siamo divertiti per due ore a prendere sostanzialmente per i fondelli e abbiamo fatto una discussione bella per quello, secondo me, e poi quello che ne è sorto è un segno che comunque insomma dovranno almeno ripensare e fare un po' di autocritica. Ma scusami, ma una curiosità, il sindaco Vaccari e lo sceriffo Curto quando hanno proposto questa cosa al consiglio comunale ci credevano davvero? Allora, il problema è questo, che intanto lo sceriffo Vaccari era a Roma e non era in consiglio comunale. Curto, non so se di sua credendoci o di sua volontà, comunque ci credeva davvero, l'ha esposta in consiglio. Bisogna tenere presente una cosa però, che è stato il vice sindaco Trento a imporre la votazione di fatto, a chiederla e imporla. Perché Nunzio Gorza, il capogruppo della Lega, dopo aver sentito le nostre motivazioni e aver capito che probabilmente non c'era nessuna sostanza dietro quel regolamento, aveva chiesto alla maggioranza di ritirarlo. E lui ha chiesto di ritirarlo. A quel punto è intervenuto Ennio Trento, il vice sindaco, che ha invece detto che era importante per la città che ci fosse un regolamento del genere e che eventualmente si sarebbe potuto modificare dopo, ma lui aveva voglia e bisogno che ci fosse un regolamento vigente adesso. Beh, allora noi ci auguriamo che nelle stanze del potere si inizi anche a pensare di quanto importante potrebbe essere l'apertura del teatro a Feltre, che è chiuso da anni, oppure l'apertura di un cinema che invece devono fare dei ragazzi da soli perché l'amministrazione non dà nessun tipo di spazio. Su questo, per la verità, bisogna dire, sul teatro si sta lavorando onestamente, quello mancano i soldi per l'ultimo stralcio, ma lì stanno facendo qualcosa onestamente, per onestà insomma va detto, e il cinema è stato un vero dramma secondo me che per tre anni sia stato chiuso. Sento dire che adesso a dicembre dovrebbe aprire, speriamo che sia vero. Sì, apre per iniziativa autonoma, esatto, di alcuni giovani che si sono presi in carico questa cosa. Non può esserci, credo, nel 2011 una città senza cinema, è grave, è stata tre anni senza. Forse si dovrebbe anche chiedere come mai questo regolamento dice che non si può bere la birra per strada, no? Però in realtà l'unico spazio che hanno questi giovani sabato sera sono proprio i bar che rimangono aperti. E quindi dove li vogliamo buttare? Li vogliamo chiudere in casa? Cosa dobbiamo farne di questi giovani feltrini? Infatti mi stavo chiedendo se si potesse bere, perché dicono che si può bere fuori del bar solo vicino. Perché non si fumi però? Perché si fumi? Perché se uno non fuma dovrebbe tornare a berla dentro, secondo me. Perfetto. No, è chiaro, no? Quando vai a ragionare su queste cose di dettaglio, veramente ti copri di ridicolo, sostanzialmente. Rischi di coprirti di ridicolo. Dove può anche darsi che alcune delle cose che loro hanno incluso nel regolamento abbiano bisogno di essere pensate. Ma pensare non vuol dire fare una cosa del genere.